arriviamo a Bonifacio VIII. Bonifacio VIII era un papa terribile, uno che era stato nominato come salvatore dello Stato, della Chiesa, e qualcuno aveva aggiunto distruttore della religione, della grazia e dell'amore. Dante Alighieri lo odiava al punto, era del tempo di Dante Alighieri, che lo sbatté all'inferno prima ancora che morisse. Tanto era l'odio che gli portava. Era uno che si era rubato perfino il seggio pontificio. Vi ricordate, c'era Celestino V, quello dolce che scendeva dalle montagne, tutto spaventato, Roma in questa grande città piena di colonne. Ebbene, si era seduto sul soglio pontificio, un po' terrorizzato. È arrivato Bonifacio VIII. Celestino, guarda! Cos'è? Prumpeto. Più o meno le cose sono andate così. E uno che si era dato da fare per abbattere tutti i movimenti eretici, ma che erano movimenti progressisti, in difesa della dignità della gente. Bonifacio VIII aveva organizzato, meglio sovvenzionato, sollecitato tutta una presa di posizione armata contro i tessitori delle Fiandre, i quali si scontrarono con gli Esperons d'Or. Les Esperons d'Or era un'armata di cavalieri nobili che si potevano permettere, grazie anche alla ricchezza, di tenersi come speroni agli stivali, speroni d'oro, ma questi Esperons d'Or presero una grande legnata, una sconfitta spaventosa, un massacro. E quando il messo, si racconta, arrivò a Roma la notte di Natale ad avvertire Bonifacio VIII della sconfitta e del disastro, entrò trafelato, sudato, pieno di polvere, bussò, fece grida, schiammazzo. Bonifacio VIII se ne stava a letto con sua moglie, era sposato civilmente, e uscì trafelato. Quando seppe della notizia, hanno perso, distrutto, un esercito. Ebbe un colpo apoplettico. Una leggera bava verde gli scese dalla bocca e rimase bloccato così fino alla sua morte. Lo presero, lo portarono via e ogni domenica, quando doveva venire a benedire ai balconi del Papa, lo portavano. C'era un tecnico apposta, piccolo, sotto, che lo aiutava a fare la benedizione. Oh. Ma prima di arrivare ad essere anchilosato, fece cose di una violenza incredibile. Per esempio l'assalto a Cortona, la difesa della città di Cortona, che aveva impostato di nuovo la Repubblica, un andamento democratico. C'era a difenderlo niente meno che un santo, anche se non è stato fatto santo, un uomo di grande ingegno, poeta, cioè Jacopone da Todi. Jacopone da Todi, che noi ce lo studiamo a scuola come grazioso, lirico, era un uomo di grandissimo temperamento. Lo troviamo infatti con una scure in cima alle torri, in cima alle mura, a difendere la dignità e la libertà di questa città. Viene preso prigioniero, viene portato per 5 anni incatenato, costretto a vivere sulle proprie feci, veniva imboccato, ma tenuto sempre legato. Quando dopo 5 anni morì Bonifacio VIII e venne portato fuori, era completamente ricurvo su se stesso. Non riusciva a camminare, lo trascinavano su un carrettino. Morì, lo distesero dentro su un asse per seppellirlo, e lui si era rattrappito di nuovo. Dovettero seppellirlo seduto, questa è la tradizione popolare. Un altro, voglio ricordare di Bonifacio VIII, meglio di Jacopone da Todi, verso Bonifacio VIII un grido spietato e violento: ai Bonifax che come putta hai traito l'Ecclesia, ai Bonifacio che come donna di malaffare hai ridotto la Chiesa. Ebbene, un altro personaggio c'è, ed è Segalello da Parma, che era un altro grande predicatore e che finì male le proprie giornate. Era un grandissimo predicatore e soprattutto un provocatore straordinario, pieno di umorismo e di fantasia. Andava in mezzo ai contadini, proprio dalle nostre parti, e urlava: contadino, per Dio, stai sotto il sole dall'alba, la tua gioia è grande, la soddisfazione di essere la prima rugiada per la terra che tu fai generare. Tu sei la nostra vita, ma adesso smettila di lavorare, hai lavorato già dall'alba, adesso c'è il sole che è a picco, vai sotto un albero, stai tranquillo, riposati, perché per finire che ti viene il coccolone. E no, devo lavorare ancora, devi lavorare. E perché? Non ti basta tutta questa terra? La terra che hai coltivata basta per te, per i tuoi figli, per gli amici, per me che ti vengo a trovare. Per il padrone, devi lavorarla per il padrone. Che padrone, scusa? C'è un padrone della terra, non lo sapevo. Io ho letto il Vangelo e la Bibbia e non ho mai sentito dire che Gesù Cristo, il Padre Eterno, abbiano distribuito mai un pezzo di terra a qualcuno piuttosto che a un altro, al tizio piuttosto che a Caio. No! Coglione di un contadino, ma non hai ancora capito, il padrone è furbo e veloce, è arrivato lui per primo, ha segnato, ha chiuso, è mio, quello è mio, quella terra lì è mio, il bosco è mio, il fiume è mio, è tutto mio, Dio me l'ha dato, guai che me lo tocca, ho il contratto firmato da Dio, sai leggere tu? E allora cosa vuoi che cercare?